Bene, eccoci arrivati. Scusate che il mio schermo ha cambiato immagine. Ok, allora ci sono. Eccoci arrivati, dicevo, ciao, benvenuti sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. È martedì 17 aprile, sono le 20 e questa è una delle nostre solite dirette del martedì. Come avete visto dalla schermata che ho caricato all'inizio, abbiamo fissato il prossimo pranzo, diciamo, dell'Associazione Maggiolina, degli amici dell'Associazione Maggiolina. Sarà a Trevi il 10 di giugno, nei dintorni di Trevi il 10 di giugno, e vi invito, per chi volesse partecipare o anche solo avere qualche informazione in più, a scrivere a pranzo@associazionemaggiolina.it. Aldo, il nostro moderatore, che già ringrazio, Aldo e Michele, i nostri moderatori, provvederà, a rispondervi con tutte le informazioni che desiderate. Bene, siamo pronti per iniziare. Di cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di un argomento base, è un po' che non arriviamo a un argomento proprio base base. Questa sera andiamo su questo discorso e parliamo di accesso rapido. Questa è una cosa che ho sempre voluto dire o fare durante i miei corsi di persona e ultimamente mi è tornato in mente proprio parlando con voi in conferenza, con chi partecipa alle conferenze del mercoledì. Vediamo subito questa cosa. Allora, questa cosa è prettamente tipica di Windows 10, però abbiamo cominciato a vederla già su edizioni di Windows passate. Allora, muovo la mia freccia del mouse sul mio schermo, eccomi qua, e se vado sulla barra delle applicazioni, qui in fondo, questo a sinistra, questo sì a sinistra che sto indicando adesso, è quello che noi siamo ormai abituati a chiamare Esplora File. Una volta in passato lo chiamavamo Windows 10, a proposito. Mi devo mettere in schermo piccolo, eccolo qui. Una volta dicevo in passato con Windows 7 lo chiamavamo documenti, ora si è evoluto con le versioni di Windows ed è diventato un Esplora File. Perché questo? Perché quando io ci clicco sopra, eccolo qua, mi si apre una finestra, a me si è aperta nello schermo sbagliato, ma ecco che la riporto dentro. Mi si apre una finestra che mi permette di accedere ai miei file e che mi permette di andare un po' ovunque. Una volta arrivavo in documenti, ora invece arrivo in una finestra più generale perché Windows e le nostre attività su Windows nel frattempo si sono evolute e non ci sono più solo i documenti, abbiamo i video, abbiamo le miniature, abbiamo le immagini, no, le miniature è una cosa mia, abbiamo i video, abbiamo i documenti, abbiamo il download, abbiamo le immagini, la musica, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo più cose e quindi ci troviamo ad avere bisogno di un raccoglitore, questo Esplora File. Notavo, distraendomi un poco se vogliamo, notavo che io mi vedevo male tempo fa sullo schermo di ritorno. Era successo che a un certo punto, dopo un qualche aggiornamento di Windows, non mi vedevo più bene. I video di ritorno non li vedevo bene né su Edge né su Google Chrome e avevo provato a trafficare un po' senza risultato e mi sono detto: vabbè, senti, solo lì facciamo meno. E oggi invece si vede bene senza che io abbia fatto niente, per cui evidentemente qualche aggiornamento successivo ha rimesso a posto le cose. Ma chiusa parentesi, torniamo al nostro accesso rapido. Quindi questo che noi abbiamo aperto chiamandolo Esplora File, perché si chiama Esplora File, c'è cioè persino il nome lì, Esplora File, ci ha dato accesso ad una finestra che si chiama di accesso rapido. Eccola qua. Io, questo è il nome della finestra, Esplora File, ma in questo momento sto vedendo l'accesso rapido, che è questo con la stella accesso rapido. Questo accesso rapido fa sempre un po' impazzire tutti quanti, specie i nuovi utenti. Perché fa un po' impazzire? Allora, innanzitutto cominciamo a dare un nome alle sue cose, il nome giusto alle varie cose che vediamo.
Questa finestra che vediamo qua sulla sinistra, questa porzione di finestra che abbiamo sulla sinistra, non mi ricordo mai come si chiama e quindi me lo sono scritto, è il riquadro di spostamento. E sì che il nome è semplice, riquadro di spostamento. Lo vediamo da tanto, tanto tempo. Questo ci permette di saltare da una posizione all'altra. Ad esempio, se io volessi andare nei miei documenti, mi basta andare qui, cliccare su documenti. E qui a destra vedo i miei documenti, quindi mi sono spostato in una finestra diversa e adesso sono in documenti. Qua in alto, tant'è che qua in alto c'è scritto documenti. Voglio andare in immagini, clicco su immagini, mi sposto in una finestra diversa, quella delle immagini, il tutto velocemente, senza dover chiudere questa finestra e rientrare. Ma all'inizio, quando io ho aperto il mio Explora File, io mi sono ritrovato in accesso rapido. Quindi cliccando lì vado su accesso rapido. Questo riquadro di spostamento ha queste freccine, questa qui che adesso punta verso il basso, può essere premuta e si richiude. Praticamente quando la freccina è chiusa in questo modo, vuol dire che al suo interno ha una serie di cartelle. Più cartelle, quindi una serie di cartelle. Se io la vado a cliccare, si allunga e mi fa vedere quelle che sono le cartelle contenute da accesso rapido, sono spostate un po' in dentro. Allo stesso modo, quando mi guardo qua attorno, ad esempio, documenti, ha una freccina che vado a premere e mi mostra le sottocartelle di documenti. Queste sono tutte cartelle contenute da documenti. A loro volta, avendo una freccina, ad esempio giochi oppure prendiamo esercizi nuovi, avendo una freccina si apre ed esercizi nuovi ha ulteriori sottocartelle. Excel, ragazzi prima serata, Scratch, ragazzi prima e seconda elementare, Scratch, eccetera, che hanno a loro volta una freccina che ha ulteriori sottocartelle. Vabbè, e quindi fin qua ci siamo. Per cui io da qui riesco a vedere l'albero, una volta si chiamava così, l'albero di costruzione delle cartelle del mio computer e muovermi da una all'altra, perché se io faccio clic qui, arrivo a vedere, se sono sulla cartella esercizi videocorso, arrivo a vedere il contenuto della cartella videocorso. E poi chiudo tutto da qua e ritorno normale. Allora, e torno in accesso rapido per ripartire da capo. Allora, la prima cosa che dà fastidio a tutti, a tanti, quando si parla di accesso rapido è questo, che in accesso rapido io ho desktop, documenti, download, immagini, musica, video, sempre. Questi ci sono sempre, se guardate dovreste averli anche voi. Poi ho delle altre cartelle che cambiano, diverse, non so se ci avete mai fatto caso, ma cambiano. Ma quelle, va bene, ma quello che mi dà fastidio è avere qui desktop, documenti, eccetera, eccetera, e averli anche qui in questo PC, desktop, documenti, download, immagini, musica, eccetera. Perché ci sono due volte? Al primo pensiero che fanno di solito le persone che si approcciano al computer, io ne vedo diverse, è quello di dire: ma sta roba qui è doppia, tiriamone via una di quelle due lì, la cancelliamo. Ed è un problema perché in realtà quelle due cose lì non sono due cose diverse, è lo stesso coso, è la stessa cosa. Quindi questo documenti che ora ho cliccato e questo documenti che ora ho cliccato sono la stessa identica cosa, fanno riferimento allo stesso punto nel computer. Cancellare il contenuto di questo documenti o cancellare il contenuto di questo documenti equivale a cancellare i documenti e quindi molte persone si trovano a cancellare le loro cose, dicono: allora, questo qui è doppio, perché sta roba qua la cancello e dopo non trovi più neanche l'altra. Quindi intanto non si cancellano quelle due cose lì perché fanno riferimento allo stesso punto. Diciamo che averle messe così non è una cosa molto, molto, molto pratica perché vedo dei doppioni e non si capisce come mai. Ok, e adesso vedremo come gestire questa cosa. Torno su accesso rapido perché questo è l'ingresso. Quando noi abbiamo aperto Explora File siamo arrivati in questa posizione qui. Tra l'altro, qui, ora in questa posizione, questo desktop è questo
Ed è questo, quindi in questo momento vedo le cose tre volte. Questo download è questo ed è questo. Quindi sono le stesse cose viste in maniera diversa. Un'altra cosa che aumenta la confusione negli utenti che non sono tanto pratici, è questo. Qui sotto ci sono i file recenti. Cosa vuol dire file recenti? Vuol dire che ci sono file che io ho utilizzato recentemente, poco tempo fa, gli ultimi che ho usati, e a mano che io li vado ad usare, si radunano qui. Ad esempio, l'ultimo nel nostro caso, nel mio caso di adesso, è questo Trevi, perché è una foto che ho ricevuto, da Antonella. Grazie Antonella e a chi ha fatto la foto per noi. E l'ho ricevuto nel pomeriggio, ci ho lavorato, eccetera, eccetera, e ora è qui. Quindi lì vengono posizionati i file usati di recente. Merita che spendiamo 2 minuti per andare a provare questa cosa. Allora chiudo la mia finestra Esplora File, apro OpenOffice perché desidero scrivere qualche cosa, e quindi scrivere una lettera qualcosa da salvare nel mio computer. Ora vediamo se il computer si sbriga ad aprire questa cosa. Allora saluto Carlo Casagrande, che dice ciao, ci sono per la prima volta. Ciao, benvenuto, mi fa molto piacere averti. Mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e goditi la serata, spero che sia di tuo gradimento. Vado su documento di testo perché voglio aprire un documento vuoto e qui ci scrivo qualcosa. Allora scriviamo, visto, prendiamo l'occasione e scriviamo facciamo grande benvenuto a Carlo. E dato che deve essere grande, questo benvenuto lo ingrandiamo. Ok, ora lo salvo, ho lavorato su questo documento. Vedo Aldo che mi dice non si riesce a fare la super chat. Grazie Aldo per averci provato, per avercelo detto. Ringrazio quanti ci hanno provato o vorranno provarci in futuro. Insomma, se non dovesse funzionare questa sera, avremo altre occasioni. Peccato perché per noi è molto utile. Allora, vado a fare salvo col mio dischetto e salvo questa cosa. Ok, saluto anche Gidio che anche lui riesce a vederci in diretta. Ok, allora, dove vado a salvarlo? Vado a salvarlo in documenti, vado in da cancellare, sapete che è una cartella che io uso per gli esperimenti, in modo che so che quello che contiene non serve a niente, e lo chiamo benvenuto e salvo questo documento. Ora, qua sopra dovrebbe cambiare il nome, al posto di senza nome dovrebbe apparirmi benvenuto. Perfetto. Quindi io ho usato recentemente un file che si chiama benvenuto. Lo vado a chiudere e sono a posto, ho finito, questa cosa qui non mi serve più. D'accordo, ora vado nel mio Esplora File, che arriviamo dove volevamo vedere prima. Dato che ho usato recentemente un file che si chiama benvenuto, qui il primo file dei file recenti è questo 20, vuol dire che il mio computer è regolato per tenere nei recenti gli ultimi 20 file utilizzati. Per cui con l'ingresso di benvenuto, il 21esimo in fondo se n'è andato, ha perso la posizione. Questo è da una parte comodo perché quando io parto da zero, quando io dico ah, devo andare a vedere il documento benvenuto, apro Esplora File e lo trovo subito qua. Eccolo qua, lo trovo subito qua. Intanto ringrazio Alfredo che è riuscito ad utilizzare la Super Chat. Grazie infinite, Alfredo. Speriamo che adesso funzioni per tutte. Allora, per tutti, clicco su Benvenuto 2 volte perché è un file e a questo punto mi si apre OpenOffice. Quindi io ho aperto Esplora File, ho cliccato su Benvenuto ed eccomi qua, subito pronto a usare questo file. Quindi ora lo chiudo. Questi file recenti sono comodi perché te lo trovi subito lì. Ma
generano nella persona che utilizza il computer, nella persona che non sa bene come funziona questo discorso, l'idea che il file sia lì. In realtà non è lì. Questi file non sono effettivamente il file in questa posizione, è semplicemente un collegamento che mi permette di raggiungerlo velocemente. Se io questo file faccio tasto destro, non me lo fa neanche fare, vediamo, tasto destro e poi gli dico elimina, elimina, qui non c'è perché questo file non è, questa icona non è il file vero e proprio, non posso quindi cancellarlo, però tra un po' li tireremo via. Grazie Aldo per l'uso della Super Chat, grazie ragazzi per il sostegno che ci date. Quindi si genera con questa cosa una abitudine a vedere qui le cose che io uso più spesso. Se per qualche motivo questo elenco viene cancellato, e succede perché mi scrivete poi le email, quindi lo vedo di persona, ma soprattutto mi scrivete le email e quindi me ne rendo conto, voi vi dite: caspita, ho cancellato quella cosa lì, non la trovo più, c'erano cose importanti per me. Come faccio adesso che non c'è più? In realtà, ragazzi, queste cose qui non si possono cancellare, non sono qui. Sono altrove, per cui il mio benvenuto, se io volessi vedere realmente dov'è, l'avevo messo dentro documenti, quindi vado in documenti col doppio clic, l'avevo messo dentro da cancellare ed eccolo qui. Questo è il vero file, per cui tutti quelli che ci sono là non sono dei reali file, semplicemente vengono messi lì perché ti è più facile trovarli, visto che li hai usati recentemente, magari ti servono ancora e ci tornerai sopra. Quindi attenzione a come li usiamo, cioè usiamoli, ma consapevoli di quello che facciamo. Voglio fare un'altra cosa, voglio aprire questo benvenuto nuovamente e ricollegarmi allo stesso discorso. Anche le applicazioni, quindi adesso noi siamo in OpenOffice, ma è così per tanti altri programmi. Anche le applicazioni generalmente hanno un file recente, cioè dici: caspita, se io sono così, ho aperto OpenOffice in un documento bianco, prendo un foglio di testo bianco, ok, mi devo dire: ma quel file di benvenuto che io avevo, scritto ieri, dove sarà andato? Sai che non mi ricordo proprio dove l'ho salvato, ma sai che, e mi capita, non mi ricordo neanche che nome gli avevo dato. Come facciamo a risalire a questa cosa? Vado in file e quasi tutti i programmi, OpenOffice compreso, hanno un apri recente. Qui c'è documenti recenti, ecco. Questi qui, documenti recenti, sono gli ultimi documenti che io ho utilizzato con OpenOffice. Questi sono tutti i nomi. Quindi, se io non mi ricordo come si chiama il benvenuto, se non mi ricordo dov'era, non ho bisogno, perché ci pensa lui. Mi basta cliccare qui, ora lo farò e ci arrivo direttamente. Ce ne sono 10. Perché è programmato, questa applicazione, questo programma è programmato per averne 10. Emanuela adesso mi dice: allora dovrei trovare la cartella scomparsa, era su accesso rapido. Esatto, Manuela, è stata questa tua domanda a farmi venire in mente questo discorso dell'accesso rapido. Sì, quella cartella che tu non trovi più in accesso rapido, in realtà esiste ancora, a meno che tu non l'abbia poi successivamente o in un altro modo cancellata, ma se semplicemente non c'è più in accesso rapido, non fa nulla, da qualche parte c'è. L'unica cosa è che dovrai guardarti attorno per cercare di capire dov'è, ma molto probabilmente c'è ancora. Del resto, se fosse stata cancellata, dovresti vederla nel cestino. Se così non è, bisogna che ci sia ancora. Questo è un discorso. Vediamo cosa dice Ricky Tech. A me dava fastidio avere accesso rapido perché anche con Windows 8 ero abituato ad aprire questo PC.
Dovrebbe esserci un modo di cambiare quando clicchi su Esplora File, esatto, e cerchiamo di arrivare in questo discorso qui. Quindi c'è un modo, secondo me, più intelligente di usare accesso rapido e adesso vogliamo arrivare a questo discorso. Allora, Giuseppe intanto chiede come si fa a cancellare una cartella vuota. Adesso, beh, comunque, Giuseppe, tasto destro, elimina tanto quanto un file. Se tu fai il tasto destro sulla tua cartella, si cancella così come si cancellano i file. Bene, e fin qua ci siamo. Quindi, allora, io vado ad aprire il mio benvenuto ed eccolo di nuovo qui. Un grande benvenuto a Carlo che mi sento di ripetere. Ok. Chiudo, vediamo cosa accade adesso. Se io questo benvenuto, questo io adesso sono in questo PC documenti da cancellare. Se questo documento io lo cancello, tasto destro e lo elimino, così come potrei fare con una cartella ricollegandomi all'amico che ci aveva chiesto qualcosa. Ora è stato cancellato, non c'è più. Ma cosa succede se io apro il mio Esplora File? Se io apro il mio Esplora File, è stato furbo, il computer me l'ha cancellato anche da qua. Per cui Manuela, dice, perché quando la cerco mi indica sempre documenti? Se Manuela, quando cerchi la cartella ti indica documenti, bisogna che ci sia, devi guardarci dentro. Allora, Carlo mi dice, scusa Daniele, io ho Microsoft Word, è la stessa cosa che stai facendo te con OpenOffice? Uguale, e quindi lo vedrà. Quindi Windows 10 qui è abbastanza intelligente perché vede che io ho cancellato benvenuto di là e me lo tira via anche di qua. Per cui bene. OpenOffice lo sarà altrettanto. Vado ad aprire il mio OpenOffice. Spesso non è così, dipende dalle applicazioni. Apro un documento di testo generico, vado in File, documenti recenti. E qui no, benvenuto c'è ancora. Ci clicco sopra e mi dice guarda che non si può aprire. Se mi dice questo non esiste, vuol dire che è stato cancellato. Quel file è stato cancellato come nel nostro caso, oppure non esiste più. Allora, o è stato cancellato come nel nostro caso, oppure è stato spostato, cioè c'è ancora ma non è più lì e lui non riesce a prenderlo nel posto nuovo perché se non ce l'ha messo OpenOffice nel posto nuovo non sa dov'è e quindi dobbiamo essere noi a cercarlo ed eventualmente a recuperarlo. Gli dico ok, questa cosa dei documenti recenti dentro le applicazioni crea a volte delle difficoltà, perché magari c'è qualcuno che dice io ho aperto un documento, scrivo segretamente delle poesie e le ho nascoste nel mio computer, le mie poesie molto personali, insomma, non voglio che me le leggano, ho messo la password, ho preso tutte le precauzioni, però mi vergogno anche solo a far sapere che le scrivo, quindi mi piacerebbe che non lasciasse traccia questa cosa di quando scrivo le mie poesie. Per cui se arriva qualcuno e mi va in file documenti recenti così accidentalmente, non voglio che veda le mie poesie del cuore o quello che decido di chiamarlo. Del resto non voglio chiamarle lista della spesa, cioè voglio che abbiano un nome importante per me. Come posso fare a liberarmi di questa cosa? Svuota elenco. In OpenOffice l'hanno messo qui e quindi è fattibile. Svuota elenco. Fa sì che i miei file recenti, documenti recenti, siano vuoti. Nessun documento. Vuol dire che è stato svuotato l'elenco dei file usati recentemente. Tutti. Ora il computer ricomincerà ad immagazzinare questi file recenti. Tanto ringrazio Osvaldo per l'uso della Super Chat. Grazie infinito del tuo sostegno, Osvaldo. Questa cosa dei file recenti dentro OpenOffice, dentro Microsoft Word, dentro e tutte le varie applicazioni, alla fine lo usano un po' tutti. Questa cosa spesso è personalizzabile, spesso c'è un qualche impostazioni, proprietà, eccetera, eccetera, dove io posso andare anche a gestire se mi dà fastidio che siano 10, se ne voglio solo 3, se invece ne ho solo 3, ne voglio 10, insomma, posso andare a lavorarci. Non voglio farlo adesso, lo faremo in un'altra occasione. Per adesso prendiamo coscienza di questo discorso dei file recenti. Io personalmente li uso poco, preferisco archiviare i miei documenti in maniera più logica possibile, quindi sapere
per logica, non perché mi ricordo, perché la mia memoria non è più affidabile come anni fa, preferisco, secondo logica, dire: ah, se è una ricetta di carne, dello spiedino di carne, sarà dentro ricette secondo i piatti carne, cioè fare un percorso logico, piuttosto che ricordarmi dove l'ho messo in qualche altra maniera. Ok, e questo chiudo. Chiusa parentesi, torniamo in Explora 5. Vogliamo quindi a questo punto avere un utilizzo più intelligente della cosa. Allora, innanzitutto, anche questi magari mi danno fastidio e quindi vorrei poterli eliminare e vorrei gestirmi meglio. Quindi, prima operazione, eliminare i file recenti. Anche queste cartelle qui, progetti, desktop, miniature da cancellare, notate da cancellare, è la prima in alto, è la cartella che abbiamo usato di recente perché ci avevamo messo dentro il nostro file di benvenuto. Quindi è lì in quanto cartella usata di recente. Per cui accesso rapido mi fornisce queste cartelle qui più alcune cartelle, in questo caso sono quattro e penso che non so se sia personalizzabile il numero o se debbano essere quattro per forza, cartelle usate di recente, più una ventina di file, 20 usati di recente. Bene, cominciamo a modificare queste cose. Vado sul mio accesso rapido, questa cosa la si può raggiungere in vari modi e chi mi ha seguito nei video precedenti ne ha già visto un altro nei video passato, martedì scorso o in quello di venerdì, credo. Ok, allora faccio tasto destro, vado su opzioni, mi si apre questa finestra e questa finestra è in grado di gestire l'accesso rapido, cioè questo riquadro qui e siamo qui su accesso rapido. Allora, prima cosa, la cronologia per una questione di privacy. Quindi qui c'è scritto mostra i file usati di recente in accesso rapido, mostra cartelle usate di recente in accesso rapido. Questo e questo. Se io li spengo, proviamo a spegnerlo uno, dico applica. Le cartelle usate di recente se ne sono andate, non ci sono più, quindi mantengo la mia privacy. Se cancello questo, spengo, disattivo anche questo e dico applica, anche i file usati di recente non ci sono più, non ci sono più. E non vengono immagazzinati e non vengono mostrati, per cui se questa cosa mi dà fastidio al vedersi, la posso disattivare. Se invece le tengo attive, perché le voglio usare, perciò applica e tornano. Ah, in questo caso è stato anche intelligente, dato che li avevo nascosti, li ha cancellati. Io potrei tenerli attivi, quindi farli funzionare, ma potrei cancellare la cronologia. Ora dobbiamo fare qualcosa. Vado in documenti, apriamo qualcosa di veloce. Qualcosa di veloce, salvataggi formato, vediamo cosa c'è dentro. Quindi apro OpenOffice e ok, salvare in formato diverso. Era un esercizio di prova anche questo. Torno in accesso rapido, invece di chiudere e riaprire ci vado da qui, perché alla fine vado in accesso rapido. Ecco qua che io un primo file memorizzato. Tasto destro, opzioni. Io posso cancellare la cronologia, quindi cancella. Ho detto cancella, vediamo se. Ah, ecco, ed è sparito, no, perché magari il computer non mi ascolta e non sa sarebbe strano. Ok, e quindi ho cancellato. Notate che se io agisco all'interno di questa finestra, ci sono varie schede anche qui, e insomma faccio qualcosa, il ripristina valori predefiniti riporta tutto alla situazione di partenza. Manuela mi sta chiedendo, e non si trovano più? No, Manuela, allora questi file recenti e queste cartelle non sono più qui, ma non sono stati realmente cancellati. È stato cancellato solo il ricordo di averli utilizzati. Se io torno nella cartella di precedenza, prima cos'era? Allora, abbiamo ok. Se io torno in documenti, ritrovo. Eccolo qua, salvataggio formato perché il file non è stato cancellato, ci siamo solo dimenticati di averlo usato di recente. Tasto destro e opzioni.
Allora, vediamo cosa dice Tiziano. Scusa Daniele, come si fa per far apparire il cerchio giallo sul mouse? Allora, Tiziano, questo nel mio caso è un'icona speciale che abbiamo creato insieme in una delle tante dirette fa. Non mi ricordo il numero, magari se qualcuno avrà piacere di indicartelo che ce l'ha sotto mano, magari ti dice il numero del video. Altrimenti in YouTube scrivi Maggiolina Icona o Maggiolina Icona Facebook, se non mi sbaglio, in uno di quei video lì abbiamo visto come modificare le icone, come crearci un'icona apposita e questa è un'icona che mi sono creato io cercando di renderla più visibile a voi che guardate da casa. Bene, e fin qua ci siamo. Allora, quindi l'accesso rapido. Allora, clicco su, ho già cliccato, allora facciamo così. Accesso rapido, ok, tasto destro, opzioni. Nell'accesso rapido ci siamo. Bruno mi sta dicendo, ma non vanno nel cestino? E questa è una domanda interessante. No, non vanno nel cestino, perché questi file recenti che ora non ho più e queste cartelle recenti non sono file, non sono cartelle, sono solo il ricordo di un file, ma non è un oggetto vero. È come se io ti dicessi, Bruno, ricordati che domani mattina dobbiamo andare dal meccanico. Tu memorizzi nella tua mente il ricordo di dover andare dal meccanico, ma se poi ti dico, Bruno, lascia stare il meccanico, no, no, non ci andiamo più, non serve più, non è che tu devi buttare via un appunto reale, semplicemente tu dici, vabbè, basta, non ci penso più e fine. Quindi non è una cosa reale, è solo il ricordo di un nome e di una posizione. Poi, grazie a questo ricordo, cliccandoci sopra, riusciamo a raggiungere quel luogo. Ma non è reale, quindi non è una cosa vera. Allora, e fin qua ci siamo. Allora, per quanto riguarda Scampolis, scusami. C'è qualcosa di HTML non legato al mondo di HTML, ma se trovi sui siti internet c'è qualcosa. Non abbiamo fatto niente di specifico e di un po' avanzato su quel linguaggio lì, ma è una buona idea per il futuro. Ok, scusate, chiusa parentesi, ho visto la domanda e mi faceva piacere rispondere a questa. Allora, come poter usare questo accesso rapido in una maniera un po' più intelligente? Io ho pensato, vedendolo recentemente, quindi insieme ai ragazzi della conferenza, a questa cosa. Allora, qui dico ok e esco. Queste cartelle qui io non le voglio vedere perché sono doppie. Se le ho già qua, che senso ha che io le veda anche qua? Le voglio togliere, nessuno lo fa perché uno appunto cancellarlo è un guaio e toglierle magari non sa come fare, ma non mi serve vederle due volte. Le tolgo, tasto destro, rimuovi da accesso rapido. Una ed ecco che se ne vanno, tasto destro, rimuovi da accesso rapido. È una settimana che le uso così, ora le ho rimesse per fare questa diretta, ma trovo che sia più comodo. Quindi queste via non voglio vedere una cosa due volte, che senso ha? E le tolgo. Tutte quante. Oh, e quindi adesso non ho più doppioni. Però l'accesso rapido a questo punto potrebbe essere usato facendomi accedere a cartelle che magari utilizzo spesso e che vorrei poter raggiungere rapidamente, quindi grazie all'accesso rapido. Intanto ringrazio Ignazio per l'uso della Super Chat, grazie, grazie infinite. Allora, come facciamo? Ad esempio, una cartella che mi capita di usare spesso è questa. Devo andare in documenti. Devo andare perché io so che è là questa cartella che uso più spessa, esercizi nuovi, Excel ed esercizi video corso. Questi sono gli esercizi
che io uso per il videocorso di Excel. Allora, clicco su Excel così vedo la cartella qua. Ecco, esercizi videocorso. Per chi ha visto il mio corso di Excel qui su YouTube, spesso mi chiedete gli esercizi. Per ottenere gli esercizi basta inviare un'email ad eserciziexcel@maggiolina.it. Però molti non lo sanno, mi li scrivono via email e io glieli mando con i miei tempi, perché magari non sono sempre lì a guardare le email, glieli mando. E quindi questa cartella qua, il contenuto di questa cartella qua, io la uso spesso. E vedete che è un giro lungo per andare a prenderla, perché l'ho archiviata in quel momento lì. Faccio tasto destro e poi vado su aggiungi. Dov'è qui? Aggiungi ad accesso rapido. Eccola qua. Per cui se io adesso rimpicciolisco tutto e vado in accesso rapido, allora torno in questo PC, per esempio. In accesso rapido c'è esercizi videocorso. Quindi se io clicco lì, in un attimo vedo gli esercizi del videocorso. Quindi li raggiungo velocemente, rapidamente. Questo è il senso dell'accesso rapido, cliccando su esercizi videocorso. Grazie Augusto per l'uso del super chat, gentilissimo e sempre presente e costante anche tu. Grazie. Un'altra cartella che io uso spesso sono i video che devo caricare. Io dentro video ho un sacco di video che registro di volta in volta, adesso il computer ce li mostrerà, ci impiega tanto perché i video sono pesanti e sono tanti, e in particolar modo a me interessa questa, i video da caricare. Questa cartella video da caricare contiene i video che io ho già pronti da caricare nei prossimi giorni. Ormai ho dovuto fare una cartella perché ne ho diversi, poi mi dimentico anche di averli preparati e quindi li trovo qua. Intanto vedo che Patrizio ha trovato come modificare la freccia del mouse. Grazie Patrizio, video numero 98. Quindi questa cartella qua dei video da caricare a me interessa. Tasto destro, aggiungi ad accesso rapido. Clic. Ed ecco che è stata messa qua in ordine alfabetico, come cartella di mio interesse. C'è questa puntina come messa lì, come per dire che è stata messa lì da me perché è stata per scelta messa lì. Quindi io qui posso raggrupparmi una serie di cartelle che uso di frequente. In questa maniera trovo che sia utile accesso rapido. Non ho più i doppioni e soprattutto qui posso mettere quelle cose che mi servono rapidamente. Potrei farlo anche con un file, è una cosa che mi interessa questa. Ciao, grazie Alessandro, mi veniva a dire ciao Alessandro, grazie Alessandro per l'uso della super chat, grazie infinite. E fin qua ci siamo. Vediamo se c'è anche un file che io uso spesso, spesso e tutte le volte faccio fatica ad andare a prendere. Dentro nei video, c'è questo che si dentro la cartella base vuota che io vado ad aprire, c'è un file che si chiama base vuota Kdenlive. Questo file qui io lo uso quando devo editare i miei video con Kdenlive e anche di questo c'è la serie se volete guardare. Vediamo se me lo aggiunge ad accesso rapido, tasto destro. In questo caso direi di no. Avrei con dare accesso a no. Peccato perché poteva essere un'idea. Vabbè, per quello eventualmente mi farò un collegamento sul desktop. Quindi in accesso rapido qui del resto posso mettere delle cartelle. I file venivano scritti invece sotto. E questo è un sistema. Ora ne ho solo due. Alla fine ero finito con averne più di due di queste cartelle. Ora non ricordo quali erano le altre. Ma a mano che mi troverò ad usarle, mi dirò: ah, ecco questa, e l'aggiungerò ad accesso rapido. Non c'è bisogno che siano 2000, perché se sono tante, poi si perde la comodità del fatto che le hai lì veloci da consultare per guardare cosa c'è dentro. Grazie Roberto per l'uso della Super Chat, grazie infinite, molto importante per noi come sempre. Ok, qui sotto si aggiungeranno alle cartelle che vado a scegliere io con questa puntina, diciamo, si aggiungeranno quelle aperte recentemente. Se la cosa mi dovesse dare fastidio, sapete che da qua, allora tasto destro, opzioni, posso disattivare
le cartelle usate di recente, e potrebbe anche essere per non fare confusione, ma scelta vostra. Io per adesso le tengo così. Potrei anche decidere, quindi chiuso argomento, per me è intelligente usarlo così. Io questa settimana mi sono trovato bene ad usarlo così. Ma potrebbe anche esserci chi dice: senti, a me l'accesso rapido non voglio vederlo, perché quando apro Explora File va in accesso rapido. A me, quando vado in Explora File, secondo me è più utile vedere i dischetti, vedere il cellulare, vedere il DVD, vedere una memoria. Quindi vorrei vedere le memorie. E queste memorie si vedono in questo PC. Una volta sui nostri computer, una volta ancora, molti ce l'hanno sui loro computer, c'era questo PC o risorse del computer per chi viene da Windows precedenti, dove quando cliccavi raggiungevi i dischi che il tuo computer può utilizzare. E oggi è questo PC. Se io cambio da qui, da apri cartella, no, questo. Se io dov'è? Qua, apri Explora File per, invece che accesso rapido, dico questo PC e poi dico ok, succederà che ora quando chiudo e vado ad aprire il mio Explora File, lui anziché mostrarmi accesso rapido, mi mostra questo PC. Quindi qui io ho le risorse. Allora, sopra ho sempre documenti, download, immagini, video, musica, eccetera, quindi le cose per me importanti. Ma sotto ho i dischi del mio computer e anche questo è molto importante per chi usa il computer e per chi ne ha una buona padronanza. Anche questo è molto importante. Grazie infinite, Maria, per l'uso della Super Chat. Grazie, grazie infinite anche a te. Accesso rapido comunque è sempre là ed è comunque accessibile. Diciamo che vado, scelgo accesso rapido se mi interessano i file recenti. Scelgo questo PC se i file recenti a me non interessano. E devo dire che a me non interessano perché non li uso mai. Alla fine ho l'abitudine a non usarli mai, quindi mi conviene tenere questa impostazione con questo PC. In questo modo, quando io apro Explora File, ho subito sott'occhio le risorse del mio computer. Altresì, se non sei tanto pratico a usare il computer, è meglio se tieni accesso rapido, perché almeno là, se fai dei pasticci con le cose che ci sono sotto, non succede niente, mentre qui è un po' più delicata la cosa. Bene, direi che questo era il nostro primo argomento di questa serata, per cui se avete una domanda, ditemi pure quello che volete. Allora, lo scrivo anche in chat, così perché voi mi sentite tra un minuto, lo scrivo subito. Allora, fate pure domande di qualsiasi argomento da ora, così. Fino a questo momento era giusto fare solo domande inerenti a quello di cui stavamo parlando, così riuscivamo a sfruttare il fatto di essere in chat. Ora, visto che abbiamo ancora qualche minuto, se avete voglia di chiedere qualcosa, sono qua. Intanto che arrivano le vostre domande, ne approfitto per mostrarvi ancora la nostra schermata della cena. Eccomi qua, voi ora dovreste vedere la schermata del pranzo, non della cena, scusate. Quindi ci teniamo un attimo per mostrare questa cosa. Il 10 giugno facciamo insieme a voi, a chi si vuole aggregare, il pranzo della nostra associazione, quindi insomma un pranzo, zona Trevi. È una domenica e ci vediamo appunto a pranzo. Siete tutti invitati, ci fa piacere se siamo in tanti, ancora di più. So che ci sono persone che abitano lontano da questa posizione. L'anno scorso l'abbiamo fatto nei pressi di Mantova, dove abito io. Quest'anno mi sposto un po' di più, lo facciamo a Trevi. Potrebbe essere che lo faccio da qualche altra parte, se vedo che me lo chiedete, quindi vediamo. Però questo intanto è fissato per il 10 giugno. Ok, torno alla schermata dove mi si vede, eccomi qua, rimpicciolisco tutto. Allora, vediamo un po' le vostre domande, grazie dei complimenti intanto. Allora, beh, rispondo a Carlo perché l'aveva chiesto varie volte. Daniele, mi parli delle conferenze del mercoledì sera e come accedere? Allora, Carlo e a chi interessa,
Le conferenze del mercoledì sera sono conferenze in cui ci troviamo con chi vuole tutti i mercoledì alle 21:30, parliamo dei nostri computer, dei nostri problemi con i nostri computer, delle domande, insomma, in videoconferenza fuori dal mondo YouTube, ma tu per tu con i nostri computer e vedendoci, sono ad accesso con contributo, cioè in questo caso non sono libere completamente. Per cui se volete potete mandare un'email a info@associazionemaggiolina.it per chiedermi come funziona e chiaramente mi farà piacere dirlo. Bene, vediamo un po' cos'altro si dice. Allora, Carlo dice: la mia domanda è come si può leggere il carattere sui video più grandi? Non ho voluto ridimensionare il video perché poi mi crea difficoltà nella gestione delle mie cose. Carlo, mi rendo conto che sia un po' piccolino, però puoi espandere la visione. Poi quando questi video saranno in alta definizione, quindi quando li caricherò in alta definizione, si leggeranno anche meglio. In realtà potrei zoomare, dovrei un pochino abituarmi a zoomare quello, vediamo cosa possiamo fare. Ok, allora, vediamo cosa dice Fio Carlo. Dice: ciao Daniele, siamo in diversi Carli questa sera. Non dico i cognomi solitamente per privacy, ma siamo in diversi Carlo. Ciao Daniele, come faccio a salvare i documenti sul desktop anziché su download? Intanto grazie Lorenzo per l'uso della Super Chat, anche il tuo contributo è molto importante per noi. Beh, allora, diciamo che Chrome, quando salva file download da qualcosa da internet, lo fa solitamente in download, proprio perché è un luogo apposito. Sul desktop non sarebbe tanto comodo perché ti faccio vedere, per esempio, la mia cartella download e quella di un sacco di altre persone. Allora vado in download. Ecco, questa è la mia cartella download. C'è dentro ho un sacco di cose, cose che magari ho usato una volta sola e poi non uso più, non mi servono più. Ogni tanto le butto via, ma spesso per negligenza o perché non ne ho voglia non le cancello. Tu figurati ad averle tutte quante sul desktop, quindi non è consigliabile. Però si può fare. Se tu usi Edge, quindi Microsoft Edge per navigare in internet, nel momento in cui scarichi, penso che tu possa direzionare in quale cartella mettere le cose. Se usi Chrome, dovrebbe esserci, ora andiamo a vedere, dovrebbe esserci nelle impostazioni il modo di spostarle là. Però non sono certo perché le cose cambiano spesso, quindi se io vado qui sui pallini e vado su impostazioni, da qualche parte dovrebbe esserci la possibilità di scegliere dove fare il download e andiamo a vedere. Quindi guardiamoci attorno. Allora, barra degli indirizzi, imposta motore di ricerca, andiamo nelle impostazioni avanzate. Allora, adesso leggendo così anche un po' velocemente diventa difficile. Gestisci password, lingue, download, eccolo qua. Posizione. Se io faccio, questa è la posizione attuale, downloads. Se io faccio cambia, posso decidere che i file salvati dal download vengano veicolati, quindi in download, vengano veicolati altrove. Se tu vuoi sul desktop, basta scegliere desktop e dire ok. Io ora non lo faccio perché preferisco la posizione originale. Potrei anche, quindi basterebbe dire ok, io invece dico annulla. Potrei anche qui attivare questo pallino che dice chiedi, cioè tutte le volte che viene fatto il download, lui mi dice: senti, dove lo vuoi mettere questo? E quindi io posso indirizzarlo in documenti, indirizzarlo in immagini e gestirmi. E sarebbe più intelligente, solo che spesso non si ha voglia di fare queste cose, anche perché spesso il download viene fatto quasi, quasi, dico tra virgolette, a nostra insaputa, per cui
si è scelto di avere una cartella apposta per questi download. E quindi vediamo. Clicco per rimetterlo a posto, per cui lì ci sono queste, c'è la possibilità di veicolare dove scaricare i file. Vedo che mi avete fatto un sacco di domande, vediamo cosa riesco a fare. La chat scorre velocemente, per cui mi è difficile fermarmi. Allora, vedo che Concetta parla di un software che serve per scaricare i video da YouTube. Perché non funziona più? Mi chiede. Periodicamente quei video, no, quei software non funzionano più perché non si può scaricare i video da YouTube. Tecnicamente si può riuscire, ma YouTube non è contento, non si può, e quindi prende contromisure per eliminare queste cose. Vedo che mi si chiedeva di uTorrent, prima mi è passata nella chat la domanda: uTorrent, che software è? uTorrent è un software che serve per scaricare, generalmente viene usato per scaricare film, musica, eccetera, anche qui illegalmente, perché non si può, ma più che altro questo software serve a scaricare file da più fonti, cioè se io ho nel mio computer un determinato file che interessa ad altri, altre persone lo possono prendere direttamente dal mio computer. Quindi, mentre io prendo qualcosa da te, tu prendi qualcosa da me o da altri ancora. Poi la maggior parte delle persone lo usa per condividere documenti soggetti a copyright, quindi lo usa non in maniera idonea. Vediamo un po' cos'altro si dice. Ciao Daniele, per collegarsi con Zoom serve la registrazione, grazie. No, Tiziano, per usare Zoom per quanto riguarda le nostre conferenze, assolutamente no. Tu puoi semplicemente cliccare sul link, ti si scarica la parte di software necessaria nel tuo computer per funzionare, ma non serve la registrazione. Registrazione comunque che è gratuita. So che molte delle persone che sono in conferenza con me l'hanno fatta. Io l'ho fatta perché invece per un suo utilizzo devo pagare, quindi ho avuto necessità di farlo, ma altrimenti non serve per guardarle. Se poi invece vuoi creare anche tu delle conferenze o parlare con altri tuoi amici che usano Zoom anche loro, allora lì serve la registrazione. E quindi ci siamo. Vediamo un po' cos'altro si dice. Ho l'audio con la live basso, pur essendo al massimo, mentre con auricolari sento bene. È un problema mio? Domanda. Non lo so, ditemelo voi se mi sentite forte oppure no. Io solitamente mi sento forte quando mi risento. Alcuni computer portatili hanno le casse che magari non sono molto prestanti, quindi a volte hanno, tra virgolette, un volume un po' basso, però non è detto che sia il tuo caso. Ecco, quindi non so. Questa cosa, a me pare di essere a posto con i miei volumi di microfono, anzi di solito è quasi un po' alto che rimbomba un po'. Vediamo cos'altro si dice. Vediamo un po' dalla chat. Allora, Osvaldo dice: scusa Daniele, c'è qualche video su come usare il telefono come router tethering? Sì. Osvaldo, non mi ricordo qual è, però lo cerchiamo insieme, così facciamo anche un po' di questa cosa insieme per farvi vedere come potremmo, quando cerchiamo un video della Maggiolina, come fare a trovarlo. Allora, vado su YouTube, sono loggato, vado su YouTube e qui scrivo Maggiolina, io perché voglio trovare tra i miei video. Ma non è obbligatorio, comunque Maggiolina, e poi allora proviamo come router, eccolo qua. Il numero 45, il telefonino fa da router. Basta cliccarci sopra e cominci a vederlo. Questo in generale, quando vi capita questa cosa di dover cercare un mio video, se ci mettete davanti Maggiolina e poi una
parola, due parole specifiche di quello che cercate, solitamente vi salta fuori. Io faccio sempre così quando mi chiedete qualcosa. Ok, vediamo l'ultima domanda. Ah, ok, c'è qualcuno che dice: ma a me il volume funziona bene, mi fa piacere che almeno che si dica che va bene. Allora, I'm God dice: come fai a sapere tutte queste cose sul computer? Io non so niente. Beh, allora, io ho il computer da quando ero un ragazzino e l'avevamo preso per giocare, erano i primi computer di gioco, ma mi sono stufato quasi subito di giocare. C'era il manualetto per vedere come fare e mi era interessato e quindi ho cominciato a leggere quello. E dopo mi è appassionato come la programmazione tutto e da allora ormai sono passati un bel po' di anni, andavo alle medie, ho sempre avuto computer, ho sempre usato il computer e ci ho sempre programmato legato al mondo del lavoro. Quando facevo altri lavori lo usavo, lo programmavo cose per facilitarmi gli altri lavori. Poi alla fine è capitato che quando cercavano qualcuno che programmasse, io ero capace perché l'avevo sempre fatto per conto mio, e quindi dopo, insomma, è stata una passione che ha tirato una cosa con l'altra. Bene, ragazzi, allora, torniamo alla schermata principale. Vi ringrazio per la serata. Vi ricordo che alle 21:30, quindi tra poco torniamo. Parleremo di un argomento interessante che non voglio anticipare, anche perché devo decidere fra due. Vi invito a mettere un mi piace, a commentarlo, a farmi le vostre domande, a parlare ad amici, parenti, conoscenti, a scrivere a chi che sia dicendo: guardate che si può imparare ad usare il computer grazie al canale YouTube Associazione Maggiolina e soprattutto ad iscrivervi al canale perché per me è veramente molto importante. Ci vediamo tra poco. Ciao!